Salve a tutti e benvenuti nella camera di Emmy. Scusate la lunga ma lunga assenza sul mio canale, però sinceramente non mi andava più di fare video, perché tanto le visualizzazioni sono poche, il lavoro che ci metto è abbastanza lungo tra montaggio, riprese, cercare il materiale, quindi mi ero un po' stancato, però ora ho deciso, visto che ormai è quasi 2 anni che faccio video su YouTube, sono arrivato a pochi iscritti, 600, però quasi a 700, dai, diciamo la verità. Ho detto, è tutto lavoro perso, quindi voglio continuare. Voglio continuare, quindi ora che è il 4 dicembre, ci si deve preparare al Natale, quindi ho deciso che da ora al 24 dicembre proverò a fare veramente tanti tanti video dedicati al Natale. E come non iniziare un video dedicato al Natale se non parlando di lui, del re del Natale, il nostro Babbo Natale. E il mondo del cinema ha realizzato molte pellicole di animazione o anche lungometraggi veri e propri dedicati alla figura di questo anziano e cicciotto signore amato da milioni e milioni di bambini e anche da tanti adulti. Quindi ecco alcune pellicole dedicate a Santa Claus e buona visione. Miracolo nella 34esima strada. Una bambina di 6 anni scoprirà, grazie a un Babbo Natale dei grandi magazzini, che i sogni possono diventare realtà. Basta un po' di fede e di magia del Natale. Remake di un classico del 1947. Santa Claus, padre divorziato e zelante, causa caduta del tetto di Babbo Natale. E ne segue un accordo per sostituirlo con annesse renne, elfi e trasformazione fisica. Produce la Disney e Babbo Natale è un ironico e spassoso Tim Allen. Le 5 leggende, film d'animazione che ci racconta di un team di leggende soprannominati Guardiani, capeggiati da un roccioso Babbo Natale tatuato e dall'accento russo e con un cuore d'oro. Combatte usando due spade e possiede una slitta volante super ma super tecnologica. Fred Claus, un fratello sotto l'albero. Il regista di Due Single a Nozze crea uno dei più immersivi laboratori di Babbo Natale visti sul grande schermo e recluta Paul Giamatti nei panni di un sornione Santa Claus e poi arriva Vince Vaughn nei panni del fratello di Babbo Natale, la pecora nera della famiglia che cerca di rovinare l'atmosfera con il suo cinismo e un odio per tutto ciò che rappresenta il Natale, la vera storia di Babbo Natale. La leadership di Babbo Natale è messa in pericolo da un elfo ribelle e da un avido costruttore di giocattoli affetto da megalomania. Nel cast, Dudley Moore nei panni dell'elfo ribelle Patch. Questi sono veramente pochi film dedicati a Santa Claus perché la lista sarebbe lunghissima, ma veramente, veramente tanto, tanto, tanto lunga. E il vostro film preferito su Santa Claus qual è? Se volete lo potete scrivere qui sotto tra i commenti. Io intanto vi chiedo sempre di mettere un mi piace, di condividere il video e di iscrivervi al canale. Grazie.